Qui con il sindaco Enzo Falco che rappresenta il comune di Cavano, anch'esso partner del progetto La Bellezza Necessaria. Sindaco, cosa si aspetta dal progetto? Ma intanto io sono stato, diciamo, un istruttore WISP da ragazzo, quindi conosco bene il valore anche educativo che la WISP mette nel praticare, nell'avvicinare allo sport i ragazzi. Ma io credo che sia un elemento fondamentale per poter recuperare i ragazzi rispetto alla cultura della strada. Lo sport è un veicolo di questo genere perché è anche educazione, è il rispetto delle regole. Quindi io mi aspetto molto in questa possibilità di rimettere in campo un modello educativo che fa dello sport uno dei punti di riferimento, insieme ovviamente alla scuola e a tutte le altre agenzie che in qualche modo devono mettersi in connessione e lavorare insieme. Diciamo poi con gli attuali vincoli di bilancio, il partenariato con i privati, con le associazioni come la WISP diventano poi anche un'occasione per poter fare qualcosa in più rispetto all'ordinaria amministrazione. Questa è l'altra grande rivoluzione, anche dal punto di vista della coprogettazione che è stata statuita anche come metodologia di progettazione, di valutazione di alcuni interventi. Io credo che sia un elemento fondamentale perché i comuni, gli enti locali che sono, ovviamente hanno le difficoltà che conosciamo benissimo, insieme al partenariato sociale possono veramente fare quel salto di qualità che serve per le nostre zone e in particolare nelle periferie delle periferie. Caivano è già periferia Parco della città Verde. metropolitana, ma lo stesso Parco Verde, ma non solo il Parco Verde, ci sono altre aree della stessa Caivano, ma di altri comuni che sono periferie perché non hanno più quel livello di servizi di natura ovviamente educativa, istruttiva, eccetera, eccetera, ma anche di presenza del governo, dello Stato in tutte le sue espressioni. Lo sport io credo che sia decisivo da questo punto di vista. La cosa che può dare di più al comune probabilmente quindi sarà quella di non far ostacolare il progetto diciamo. Se collaboriamo insieme, dobbiamo collaborare a tutti i livelli e quindi cercheremo anche di rimuovere gli ostacoli che inevitabilmente sul piano burocratico ci sono e che potrebbero inficiare o ritardare un certo tipo di intervento. Noi di questi impianti ne abbiamo necessità assoluta, ma soprattutto dobbiamo farli funzionare e dargli, come dire, respiro nel tempo. Grazie mille.